Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro canale, benvenuti nuovi iscritti. Riprendiamo con i nostri interattivi, scusate ancora questo momento di pausa che si è preso il canale. Allora, la domanda che poniamo oggi alle carte è se questa persona si dichiarerà, quindi è una questione sentimentale. Andremo a vedere tre varianti, andremo a descrivere tre situazioni iniziali e poi andremo a vedere l'energia generale, quindi se questa persona ha intenzione di dichiararsi e se lo farà. Ovviamente ricordate che essendo un interattivo comunque i tempi sono limitati, quindi andranno a coprire entro 3-6 mesi massimo, dipende dalle carte che verranno estratte. Quindi non disperate, ve lo voglio ripetere all'infinito, lo ripeto anche alle persone che ci contattano privatamente, salvo rare eccezioni, le carte vedono tempi limitati, soprattutto con gli interattivi, perché le vostre energie sono tante. Quindi concentratevi su una persona, fatta questa prolissa premessa, e scegliete una tra le tre varianti, quindi fra il quarzo ialino, il turchese e l'ametista. Quindi scegliete una di queste tre varianti, pensate alla persona che vi interessa e partiamo con la prima variante. Quindi mettiamo da parte questa. Quindi benvenuto quarzo ielino. Andiamo a vedere che situazione c'è fra te e questa persona e poi se questa persona si dichiarerà, così che tu possa riconoscerti o meno nella variante. Ok. Qui c'è una situazione di attesa, c'è questo 4 di spade. Ok. Allora, la situazione che si configura qui mi fa pensare che tu che stai ascoltando variante quarzo ialino, quindi cerca di capire se la variante è la tua. Stai aspettando già da diverso tempo questa persona che ti ha fatto soffrire, ti ha fatto piangere. Siete persone diverse. Probabilmente le carte qui non mi fanno dire se c'è stata una storia o no, mi fanno vedere però questo momento di fermo in cui uno dei due si è ritirato, ok? Quindi non è stata una vera e propria decisione presa in due, ma sembra quasi che sia stata l'altra parte che a un certo punto si è tirata indietro. Oppure potrebbe anche essere che voi vi siete tirati indietro inizialmente e poi questa persona ha alzato le difese. Quello che mi fanno vedere qui è sicuramente la presenza di un'altra figura. Qui di donne me ne appaiono due, quindi la situazione potrebbe anche essere quella per cui ci sia un'altra donna di mezzo. Ora, poiché non mi parlano di una relazione con questa donna, potrebbe essere o una new entry nella vita di quest'uomo, ovviamente se siete uomini invertite perché le energie vengono polarizzate in base alle mie tendenze, quindi se siete uomini qui ci possono essere due donne di mezzo, o comunque quindi voi potreste essere presi sia da una che dall'altra, quindi una che vi ha fatto soffrire molto e l'altra invece che è molto presente nella vostra vita, oppure potrebbe anche essere che abbiate dei figli. Oppure che ci sia l'intromissione di un'altra persona che voi ritenete amica, ok, ma che sembra gentile e disponibile, ma che in realtà sta cucendo tutta una trama difficoltosa intorno a voi. Quindi in ogni caso io qua ci vedo la presenza di un'altra signora o di una signorina, che è questa regina di coppe che vedo qui. Che cosa mi fa pensare? Potrebbe essere una figlia, potrebbe essere un'amica in comune che mette un po' zizzania, potrebbe essere la partner dell'altra persona. Se voi siete uomini potreste essere impegnati in un'altra relazione, oppure ci potrebbero essere due relazioni parallele che camminano pari passo, una un po' più dolorosa e l'altra, diciamo, una che si è conclusa o che si sta per concludere e l'altra che vi sta facendo penare. Quindi è il motivo per cui state chiedendo se questa persona alla fine si dichiarerà e si farà avanti. Quello che mi fanno vedere comunque in linea generale è che c'è una persona un po' più concreta, quindi una situazione che si è bloccata, quindi c'è un fermo. Questo momento di pausa che comunque sta già durando da un pezzo perché c'è questo 10 di spade. Allora, un'altra cosa che mi verrebbe da dire qui è
è che magari potrebbe esserci anche un'amicizia fra voi, quindi potrebbe essere la variante di due amici, ok? In cui c'è anche un'amicizia in comune o comunque un'altra donna nella situazione. Voi state un po' in disparte, ok? Cercate di non ferirvi, cercate di anche non ferire l'altra persona, perché comunque in passato avete già sofferto a sufficienza e anche se siete persone pratiche, pragmatiche, io vedo che comunque non volete soffrire, cioè cercate di mantenere una certa tranquillità. Però per mantenere questa tranquillità a volte vi sentite pugnalati e feriti, c'è tanta sofferenza, tante lacrime, vi sentite in un amore non corrisposto. La situazione qui viene delineata in modo abbastanza pesante, ok? Per la presenza di questo 10 di spade, che mi fa pensare che o questa persona ha tradito le vostre aspettative, o che comunque avete aspettato questa persona e poi la situazione si è chiusa completamente. Se siete uomini, potrebbe portarmi anche, le carte potrebbero raccontarmi anche la situazione in cui una donna ha chiuso con voi, nella vostra vita ce n'è un'altra, ma diciamo ancora siete combattuti fra le due, tant'è che uscivano agli estremi della stesa. Io qui vedo l'uomo comunque una persona abbastanza passionale, una persona di polso, ecco, una persona che si sta anche costruendo la sua vita, quindi non mi sembra passivo nella situazione. Sembra che prenda anche le sue iniziative quando deve. Però vicino c'era sia un 10 di spade, quindi questa persona comunque è anche sofferente, quindi sia che siete uomini, sia che siete donne, sappiate che la persona per cui state chiedendo sta soffrendo insieme a voi, quindi comunque il 10 di spade che veniva vicino è una sofferenza un po' collettiva. E alla fine c'è questo 9 di bastoni anche che mi fa pensare che questa persona cerca di mantenere dei buoni rapporti pur alzando le difese, quindi potreste essere anche, alcuni di voi potrebbero essere in contatto. Però i contatti possono essere sporadici e sul piano dell'amicizia, per altri addirittura c'è una situazione completamente ferma e chiusa e state aspettando comunque il ritorno di questa persona in pompa magna. Questa persona però sappiate che è questo re di bastoni comunque, è abbastanza chiuso in se stesso, ha alzato le difese, non vuole che saperne, perché comunque c'è. Ci sono queste situazioni di contrasto che sono fra di voi, quindi pur di difendersi anche questa persona, attualmente non si è mossa, ok? Quindi questo è l'attuale. Se siete uomini potrebbe anche indicarmi che ci sono delle situazioni, una che avete chiuso, una che sta in piedi, oppure entrambe che stanno in piedi, ma una in particolare che vi fa strasoffrire, e voi adesso siete un po' chiusi perché siete sofferenti. Non avete voglia, diciamo, di farvi avanti, quindi aspettate che sia l'altra persona a fare il primo passo. Questo cavaliere di spade comunque mi parla di contrasti. Cosa potrebbe succedere? Se siete in un gruppo di amici e chiedete per un amico da cui adesso vi siete distaccati con sofferenza, avete deciso un attimo di ritirarvi, perché magari ci sono stati dei battibecchi causati da questa ragazza, da questa donna. Magari delle zizzanie, dei pettegolezzi, e questa persona comunque sta cercando di difendersi. In alternativa potrebbe anche essere che questa persona chiude con voi nel tentativo di proteggere la relazione che ha con questa donna, quindi magari c'è questo momento di distacco anche per questo. Se siete uomini invece potrebbe anche dire che c'è questa donna invece che per voi sta facendo di tutto, mentre dall'altra parte c'è una situazione ferma, statica. Quindi queste sono, diciamo, le varianti che le carte hanno dipinto per noi. Andiamo a vedere se la persona a cui avete pensato si dichiarerà. Quindi andiamo a rispondere un po' a questa domanda. Allora, cosa mi fanno vedere le carte? Io qui vedo un po' l'andamento della vostra situazione, quindi prendetela anche un po' in chiave predittiva. Io vedo comunque che qui c'è una fortissima idealizzazione, sia nei confronti della donna che sta chiedendo, e sia nei confronti dell'uomo. Quindi qua c'è un'idealizzazione della coppia.
Entrambi vi idealizzate tanto, entrambi vi cercate, ci saranno comunque delle comunicazioni perché le carte me lo fanno vedere. Questa persona comunque punta a mantenervi nella vostra vita, nella sua vita, però una vera e propria dichiarazione non la vedo. Sembra quasi che verrà più posta sul piano dell'amicizia ancora per un po', perché poi esce la carta dell'eremita con la carta della papessa, perché comunque ci sono delle cose che non vi può dire. Quindi direi che al momento questa persona non si dichiara perché lo tiene segreto, ecco, le carte sono tutte di segreto. Sicuramente qui questa situazione vi causerà tanta sofferenza perché la stella è vero che è l'idealizzazione, però in questo caso io ci vedo anche diciamo del dispiacere per questa situazione. Nonostante ci possa essere comunicazione fra voi due, io vedo proprio questa persona che cerca comunque di venire verso di voi pian pianino, cercare di sondare un po' il terreno. Perché per questa persona, cioè questa persona non ha ben chiaro come porsi nei vostri confronti. Allora, se state chiedendo di una donna, questa donna al momento ha altro per la testa, ok? Se state chiedendo per un uomo, invece, quest'uomo non sa come porsi nei vostri confronti. Quindi c'è questa incapacità di capire, c'è questa confusione un po' che c'è, questo sondarsi internamente anche per capire più o meno che sentimenti nutre per voi, quindi se vale la pena gettarsi o meno in questa situazione. Quindi io lo vedo o la vedo ancora camminare nel buio, ecco. Purtroppo in questa variante non vedo una dichiarazione, le carte non mi parlano di dichiarazione. Mi parlano di questa persona che, soprattutto se uomo, se state chiedendo per un uomo, tenterà di farvi capire con i gesti più che con le parole, quindi cercando di andare piano piano, getta una pietra e nasconde la mano. Ecco. Più avanti potrebbe anche succedere che vi faccia capire con più intensità ciò che prova per voi, però al momento questa persona, diciamo, vuole prima capire le vostre intenzioni, se state chiedendo per un uomo. Se state chiedendo per una donna, invece, questa donna al momento si vuole distaccare, quindi si è preso un momento di allontanamento nei vostri confronti. Potrebbe farsi avanti, nel senso che potrebbe scrivervi un messaggio, potreste comunicare, però una dichiarazione da parte di questa donna al momento non la vedo. La vedo molto che sta sulle sue. Quindi variante quarzo ialino, fammi sapere se diciamo la stesa ti risuona, se la stesa ti è piaciuta. Commenta, raccontaci la tua storia e lasciaci un bel like. Ti invito nuovamente a iscriverti al nostro blog e se ti fa piacere a comunicarci il titolo del prossimo interattivo. Con questo ti saluto, Quarzo Ialino, e andiamo alla seconda variante che è il turchese. Quindi benvenuto turchese, andiamo a vedere qual è la situazione fra te e l'altra persona così che tu possa riconoscerti nella variante. Ovviamente anche a te dico se non ti rivedi nella variante, torna all'inizio e scegliene un'altra. Se non ti ritrovi in nessuna delle tre varianti, il messaggio non è per te. Ricordati che siete tantissimi, le sfaccettature di una relazione sono tantissime, le varianti sono pochine. Però andiamo a vedere questa situazione per te, turchese. La stessa era bellissima fin qui. Allora, cosa mi fanno vedere? Mi fanno vedere che questa è la vostra situazione attuale. Allora, sembra che sia partita come un'amicizia, visto questo due di spade. Sembra che sia partita che nessuno dei due sapeva bene come avvicinarsi e approcciarsi all'altro, finché non è iniziato una sorta di corteggiamento, una sorta di flirt. Questo flirt è andato avanti anche per diverso tempo, anche se comunque c'erano degli amici, c'era questa amicizia, quindi non si sapeva bene come muoversi, non si sapeva bene come impostare la cosa, anche perché qui questo mondo e questo quattro di bastoni mi potrebbero far pensare che uno dei due o entrambi siate impegnati. Oppure, in alternativa, viene da pensare questa come altra verità.
Uno dei due potrebbe avere una situazione alle spalle molto pesante che è finita tragicamente e quindi magari sta andando pian pianino in questa relazione, in questa frequentazione per questo motivo. Allora, il due di spade iniziale mi parla appunto di questo stallo che c'è fra voi due, però le carte qui mi fanno vedere che c'è del sentimento reciproco, quindi entrambe le parti sono veramente molto prese a livello emotivo. C'è questo asso di bastoni che mi fa pensare comunque che si vorrebbe far nascere qualcosa in più in questa relazione, però c'è subito dopo la torre, quindi comunque quel poco che stava andando a nascere, a fiorire, è crollato drasticamente. Potrebbe anche essere un momento di crisi passeggera, potrebbe anche essere una chiusura. Io la sto vedendo nel presente, quindi comunque è un qualcosa che è successo adesso. Se è successo tanto tempo fa, posso dirti che le carte mi stanno facendo vedere che nella situazione attuale, quindi se con questa persona tu hai chiuso già da diverso tempo, nella situazione attuale c'è un'altra persona nella vita di della persona di cui stai chiedendo e potrebbe esserci anche nella tua, quindi magari entrambi potreste avere qualcuno. Quello che fanno vedere le carte qui appunto è questo innamoramento, questo flirt. Diciamo che la situazione più favorevole è quella in cui diciamo questa crisi è arrivata adesso, ok? Oppure sentite profumo di crisi. Cosa intendo con questo? Intendo che magari avete litigato, oppure c'è stato un qualcosa che ha fatto questa persona che vi ha dato fastidio, o voi avete fatto qualcosa a questa persona che ha dato fastidio, questa persona si è chiusa a riccio, comunque voi vi siete chiusi a riccio e c'è stata questa esplosione, questa lite o questa crisi all'interno della vostra relazione. Io qui vedo che comunque qualcosa c'è. C'è, diciamo che, visto che state chiedendo per questo interattivo, immagino che ve lo siete, cioè, lo capite perché comunque c'è questo corteggiamento. C'è qualcosa in piedi già perché c'è questo due di coppe, questo due di spade, quindi potrebbe essere o un'amicizia che è diventata più di un'amicizia, ecco, un'amicizia con trasporto, chiamiamola così. E quindi qua vi state chiedendo effettivamente dove questa persona voglia andare a parare, ma secondo me anche se si risolverà questo casino che è arrivato all'improvviso nella vostra situazione. Sembra quasi che nonostante voi vi piacciate tanto, nonostante questi flirt, nonostante comunque sia chiaro a tutti che voi vi piacciate tantissimo, sembra che più di questo voi non riusciate ad ottenerlo da questa persona. Provo di spiegarmi meglio. Allora, è come se sì, ci fosse questa amicizia che più di amicizia vi corteggiate, vi ronzate intorno come delle falene intorno alla luce. Però diciamo che questo due di spade qui e questo asso di bastoni qui seguito dalla torre mi fanno pensare comunque che la situazione non si è mai evoluta più di un tot. Ecco, in alternativa una cosa che mi viene per pochi di voi, ecco, è che voi stiate chiedendo di un ex che è rientrato dopo diverso tempo nella vostra vita a seguito di una chiusura. È che non capite bene le intenzioni, quindi magari questa persona si è riapprocciata a voi in modo amichevole, però allo stesso tempo flirta con voi. È come se fosse iniziata di nuovo una frequentazione, ma c'è qualcosa che vi turba, vi disturba, comunque c'è di nuovo questo momento di crisi. Ancora potrebbe essere che questa persona è entrata da poco nella vostra vita ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, quindi siete veramente assetati della presenza di questa persona. Quindi questo è quello che è la situazione attuale fra di voi. Andiamo a vedere se questa persona a cui avete pensato si dichiarerà. Quindi andiamo a vedere se ci sarà una dichiarazione d'amore. Anche qui l'asso di bastoni, il paggio di bastoni, il sette di coppe, il papa. La regina di denari, il nove di bastoni e il diavolo. Allora, che dire, secondo me questa persona si dichiarerà nei vostri confronti, le carte parlano proprio di questo. Mi fanno anche una panoramica della situazione di come evolverà anche un po'. Allora, sembra che questa sarà, comunque con questo asso di bastoni ci sarà questo nuovo inizio che vi farà tanto tanto piacere. C'è un qualcosa che finalmente inizia, che cresce, che si sviluppa, nonostante la torre
precedente, quindi anche se c'è quella torre, adesso qui con questo asso di bastoni all'inizio stesa mi parla comunque di una ripresa, quindi anche se c'è stata questa crisi io vi vedo riprendere. Vi vedo riprendere e vi vedo riprendere parlare soprattutto. Questa persona è molto curiosa di voi, vi idealizza tanto, si specchia molto in voi, fantastica molto. E come vedete qui dal 7 di coppe, sicuramente vi strapensa. C'è proprio questa voglia comunque di esplorare, perché per questa persona voi siete un qualcosa di completamente nuovo, di diverso dal coro. La attirate tantissimo, quindi al di là della situazione attuale con quello scossone della torre, diciamo che voi piacete veramente tanto a questa persona che mi esce come il papa, quindi le opzioni sono due. O questa persona è impegnata in una relazione, o voi avete una relazione in piedi, o questa persona ha una moralità e una spiritualità abbastanza elevata, quindi cercate un po' di capire qual è la situazione. Il pensiero di questa persona nei vostri confronti c'è, vi vede come una persona estremamente pratica, estremamente affascinante, come quella persona che regala sempre il sorriso. Quindi vi vede come quella botta di allegria che aspettava già da diverso tempo. Io vedo comunque che questa persona si farà avanti, però prima di farsi avanti, diciamo, ci saranno delle difficoltà. Potreste, anzitutto, qui c'è questo 9 di bastoni che mi parla comunque di una presa di posizione da parte vostra. O comunque da parte della figura femminile, quindi magari adesso analizziamo entrambe le parti. Mettiamola così: se siete uomini e chiedete di una donna, sappiate che il primo passo lo farete voi e questa donna vi opporrà un po' di resistenza, perché comunque non si fida completamente di voi. Se siete donne e chiedete di un uomo, quest'uomo il primo passo lo farà perché è molto molto tentato, però vedo voi che restate molto sulle vostre e potreste far indietreggiare questa persona e si potrebbe arrabbiare. Quindi nel momento in cui questa persona si fa avanti, soprattutto per voi donne, cercate di essere tranquille, di accoglierlo nella vostra vita, perché questo diavolo finale mi fa pensare comunque che potrebbe nascere qualche piccolo dissidio. Sicuro è che c'è un'attrazione incredibile fra voi due, c'è un magnetismo allucinante, una chimica mostruosa, le carte sono molto positive, quindi io qua direi sì, la persona si dichiarerà. Se siete uomini, vi ripeto, questa donna potreste essere voi a dichiararvi, vi lanciate in questa avventura, perché pensate continuamente a questa donna, vi dichiarerete, ma questa donna comunque opporrà resistenza, quindi dovete un attimo lavorarci su, perché il sentimento c'è, come vedete, nella stesa iniziale abbiamo parlato comunque di un innamoramento, di un corteggiamento, ma questa persona ha delle sofferenze intrinseche che difficilmente lascia andare, quindi è difficile anche abbassare la barriera. Se siete donne invece, io vedo che questa persona a voi si dichiara. Potrebbe essere una relazione extraconiugale, vi ripeto, perché escono sia il Papa che il Diavolo, quindi magari potreste essere voi un po' riluttanti all'idea di iniziare un qualcosa con questa persona. Quindi se siete donne soprattutto, perché questa persona ancora non si sta dichiarando, perché pensa che voi non siate quel genere di persona che accetterebbe una cosa così. Se siete uomini invece sappiate che questa donna potrebbe avere anche una relazione in piedi, come dicevamo prima, oppure voi potreste essere impegnati, quindi potrebbe non fidarsi, ma in ogni caso alza le difese nei vostri confronti perché non si fida. Quindi cercate di lavorarci bene perché i sentimenti ci sono, i presupposti ci sono. Manca, diciamo, da parte dell'altra persona, se siete uomini, la capacità di lasciarsi andare. Detto questo, caro Turchese, ti saluto, spero che il video ti sia piaciuto, spero che sia risuonato con te. Ti invito a metterci un bel like se il video ti è piaciuto, di visitare il nostro blog e se ti fa piacere di lasciarci il titolo del prossimo interattivo. E andiamo all'ultima variante, che è la variante ametista. Quindi andiamo a vedere se la persona a cui hai pensato tu, variante ametista, si dichiarerà. Anzitutto, benvenuta in questo interattivo. Metto qui le varianti. Benvenuta in questo interattivo. Andiamo a vedere subito che situazione c'è tra te e l'altra persona, così per capire se ti rivedi oppure no nella variante. Quindi andiamo a vedere un po'. Partiamo con un appeso.
Allora, che situazioni mi fanno vedere qui le carte? Iniziamo a dire che la donna qui è impegnata, mi esce una coppia stabile, probabilmente una convivenza, che c'è già da diverso tempo. Mi viene anche una sorta di distanza fra voi e l'altra parte, una distanza che può essere sia fisica ma anche emotiva. Questa persona comunque si sente un po' con le mani legate nei vostri confronti. Non sa, sta valutando bene la situazione, non sa bene come muoversi. Sicuramente nel tempo ha cambiato idea anche nei confronti di questa situazione, perché potrebbe essere partito, spedito verso di voi e poi si è bloccato. Si è bloccato quando comunque ha scoperto che voi avevate una storia fissa, o comunque che la donna aveva una storia fissa con un altro. Quindi, se siete uomini, io vedo qui che voi vi siete un attimo bloccati, avete preso le distanze perché dall'altra parte c'è una coppia. Se siete donne, io vedo che la persona di cui state chiedendo, è molto interessata, ma ha preso le distanze perché non sa bene come comportarsi con voi. Questo perché comunque vi vede felici nella vostra relazione. È una decisione che ha preso a malincuore quella di allontanarsi da voi, quindi qui potrebbe esserci un attimo un allontanamento. Questo non significa che non ci siano delle comunicazioni, perché comunque questo cavaliere di bastoni mi fa pensare che questa persona puntualmente nella vostra vita torna. In alternativa, queste carte cosa potrebbero dirmi? Che questa persona comunque è una costante nella vostra vita. Il rapporto non viene mai affrontato, che non viene mai approfondito, nonostante comunque voi siete consapevoli che questa è una persona profonda e questa situazione va già avanti da diverso tempo. Quindi le carte qui non lasciano scampo, quindi che voi siete uomini o donne, qui c'è una donna sicuramente impegnata, quindi se voi siete donne e state ascoltando, quella impegnata siete voi. Quindi anche se questa persona come re di denari potrebbe avere un matrimonio, una convivenza o una storia, sappiate che al momento questa persona si sta bloccando non tanto per la sua di relazione, che è una relazione comunque castrante, ok? Quindi anche se questa persona è impegnata, si sente castrato all'interno della sua relazione, ma perché vede voi felici in un'altra situazione. Quindi potrebbe essere questo. In alternativa potrebbe anche essere che questa persona non può al momento farsi avanti nei vostri confronti, quindi mantiene anche le distanze con un certo dissapore, con una certa tristezza, quindi potreste vedere anche degli atteggiamenti equivoci da parte di questa persona, quindi magari che un po' viene, un po' va, un po' si allontana e poi torna e poi di nuovo si allontana e un po' è amico amico, un po' flirta, un po' invece diventa cattivo e diventa acido e così via. Se state chiedendo per una donna, io qui vedo comunque che siete voi che avete preso le distanze, quindi è l'uomo comunque che ha preso le distanze qua, che sia l'altra parte o che siete voi. E anche qui puntualmente c'è un ritorno di questa persona, però questa persona attualmente è impegnata. Un'altra situazione potrebbe anche essere che questa persona è stata impegnata, sposata o convivente, quindi comunque un impegno solido e concretizzato in passato e che magari adesso voi cercate di allontanarvi, ma questa persona, cioè scusate, voi cercate di avvicinarvi, ma questa persona tende a fuggire, un po' ad avvicinarsi, un po' a fuggire. Questa è la situazione che mi viene descritta dalle carte, quindi vediamo un po'. Vediamo un po' comunque questo allontanamento. C'è da dire che questa persona non è molto matura. Quindi l'altra parte non è molto matura, non ha molto il coraggio di farsi avanti. Perché vedete, allora l'appeso è una carta di riflessione, ma che poi comunque indica un blocco sostanzialmente. Quindi il pensiero questa persona ce l'ha, ok? Però sarebbe un terzo incomodo. Questo è quello che fanno vedere. Sa che voi comunque la vostra stabilità, non, cioè al momento per ora, quello, oddio, al momento per ora, lui sa o lei sa che al momento la stabilità, cioè questa donna, la donna in generale, punta a mantenere la propria stabilità e dall'altra parte c'è un uomo che non sa bene come approcciarsi per questo motivo. Andiamo a vedere se nonostante questi blocchi, queste paure, questa persona comunque si farà avanti. Quindi 10 di denari, il 7 di denari, l'asso di spade.
Anche qui c'è un appeso, è la luna. Allora, anche qui le carte mi ripetono comunque che ci sono delle situazioni stabili da tutelare. Quindi questa persona al momento potrebbe più che dichiararsi, anche qui, anche per questa variante, un po' farvi capire che... Allora, questa persona potrebbe fare un passo verso di voi, però nel momento in cui fa un passo verso di voi automaticamente si blocca, perché l'appeso è venuto qui e l'appeso è venuto lì. È come se questa persona comunque... questa persona comunque si negasse la vostra presenza nella sua vita. Se siete uomini, comunque, questa donna... cioè, questa donna non si dichiara a voi, ok? Perché comunque è impegnata in un'altra relazione. Io non escludo anche che qui ci siano dei bambini o una gravidanza di mezzo, e quindi magari questa persona non si dichiarerà a voi perché si concentrerà su questo o comunque sulla sua relazione stabile. Se siete donne, io qui che cosa vedo? Vedo che comunque questa persona è molto ostacolata, c'è la forte volontà di farsi avanti, ok? Quindi un desiderio folle, vi sogna pure la notte, vi immagina in ogni salsa questa persona, però comunque si blocca. Quindi con il cavaliere di coppe io vedo un flirt. Ok, quindi questa persona potrebbe tornare, potrebbero esserci delle comunicazioni, potrebbero esserci delle comunicazioni affettuose, questa persona potrebbe farvi capire affettuosamente che ci tiene a voi. Potrebbero esserci altre persone, ecco, che vi fanno capire che questa persona è interessata a voi, però al momento, da qui a 3-6 mesi, soprattutto con questo appeso anche 6, questa persona non si muoverà. Io anzi vedo che per voi ci sarà una concretizzazione ufficiale della relazione, se non quella che state già vivendo, se siete donne, quindi se avete una convivenza potrebbe arrivare un matrimonio, oppure se avete una relazione ufficiale arrivare una convivenza, se avete convivenza e matrimonio potrebbe arrivare un bambino. Quindi questa persona potrebbe sentirsi ancora più castrata e bloccata per questo. E anche perché comunque vede che voi siete veramente interessati al vostro partner. Questa persona comunque vi, alla lunga, vi dico che potrebbe arrivare a farvi capire che vorrebbe un qualcosa di nascosto con voi, quindi una relazione segreta. Ci vorrà del tempo. Questa persona dovrà macinare un bel po' prima di farlo. E potrebbe farlo spinto comunque dal desiderio di non perdervi. Quindi anche se adesso c'è questo distacco, comunque questa persona tornerà da voi. Non vedo una dichiarazione immediata, potrebbe arrivare dopo diverso tempo. Qui le carte sono molto lunghe, perché qui c'è questa persona che ha veramente tante paure, ha veramente tanti blocchi emotivi. Non posso negare qui, che non ci sia il sentimento, perché comunque le carte mi fanno vedere anche quello. Sentimento romantico, oltre che una forte attrazione, però qui potrebbero esserci delle questioni che un po' lo inibiscono. E una di queste questioni è proprio che dall'altra parte c'è un impegno solido. Quindi che dire variante ametista? Io penso che questa persona, ovviamente siete tantissimi, è la stessa generale. Io penso che comunque con questa persona ci siano dei contatti, o comunque ci saranno dei contatti se si sono un attimo interrotti. Una vera e propria dichiarazione al momento non la vedo, sembra quasi che voglia un po' affossare la situazione. Arriverà un momento molto più in là in cui questa persona ti farà capire di volere qualcosa di nascosto. Spetterà poi a te decidere se averlo oppure no. Non vedo comunque dalle carte qui, perché comunque mi fanno vedere più o meno una panoramica della vostra situazione, non vedo una relazione fra di voi, vedo più la sua volontà comunque di avere questa tresca nascosta perché gli piacete da morire, gli piacete da matti, però una vera e propria dichiarazione adesso le carte non me la fanno vedere. Quindi da qui a 6 mesi, perché ci sono gli appesi da tutte le parti e c'è anche la luna che è molto pesante, non c'è. Proprio perché questa persona vi percepisce in modo serio, quindi sa che siete una persona seria e il passo verso di voi non lo fa. Ci saranno comunque dei momenti, ok, piacevoli con questa persona, potrebbero arrivare delle belle frasi, la premura di questa persona nei vostri confronti, insomma, delle azioni belle di questa persona verso di voi potrebbero arrivare, delle comunicazioni potrebbero esserci, questa persona però una vera e propria dichiarazione al momento non ve la farà, potrebbe, vi ripeto, farvela molto, ma molto più in là, nel tempo, ovviamente, se la situazione continuerete a portarla avanti anche voi, perché sappiate che questa persona
veramente molto fragile. Allora, che dire, con questo abbiamo concluso anche questa variante, quindi variante ametista, spero che tu ti sia riconosciuta, spero che il video abbia risuonato con te. Se ti è piaciuto il video lasciaci un bel mi piace, commenta raccontandoci la tua situazione, se ti va lasciaci anche il titolo del prossimo interattivo che vorresti trovare sul canale. E con questo vi saluto tutti e vi mando un grande abbraccio, ciao!